Ragazzuoli, benvenuti in questo video. Sì ragazzi, sono vivo, ieri ho risaltato la live perché mi è risalita la febbre e di conseguenza ero devastato. Anche adesso non sto benissimo, però è uscito Gohan Free to Play. Personaggio che dal kit promette davvero benissimo. Sembra quasi un anti-Janemba, tra molte virgolette. Comunque, appena entra in campo si trasforma le Strike in Blast. È pieno di danni sulle Blast. Anti-powerful opponent, sia su debuff che su danno che su damage reduction. Anti-cover per 3 counts, che sono 3 carte tirate senza sidestep. Damage cut, main ability che non ti fa rompere le carte. Vi assicuro che sembra molto promettente. Un grande glass cannon dal kit, però poi vediamo come performa in game. Lo giocheremo, penso, nella sua miglior lineup. Panna a supportare e Kidku come movie e son family ranged ad affiancarlo. Detto questo, ragazzuoli, andiamo subito in PvP. Per due hybrid con Beast, attenzione, si inizia in maniera aggressiva. Quella bestiolina ci può sicuramente one shottare la lineup. Però, ragazzuoli, io voglio beccare un Janemba. Questo Gohan è letteralmente anti-powerful opponent, del tutto al 100%. Anzi, principalmente è anti-Janemba perché si pesca le blast respirando. E ha buff sia sul danno che sul damage reduction. Tutto in base ai powerful opponent che ha come avversari. Se non sbaglio, si prende anche il card speed in più con i powerful opponent come nemici. E ovviamente, essendo full ranged e pescandosi solo blast, è un chiaro, tra molte, moltissime, enormi virgolette, counter a Janemba. In realtà, semplicemente può fargli tanti danni perché ha anche delle buone percentuali, ma finisce qui. È sempre un personaggio free to play. Allora, bene, benissimo. Riusciamo a mettere Gon? Vai. Altra SM. Bella, bellissima. Ok. Bello, bello il danno. Ragazzi, la main ability, se non erro, si mette l'immunità alla distruzione delle carte. Quindi, per esempio, tirate una combo su Gogeta Purple, main ability, lui si poppa il gauge, a te non si distruggono le carte, quindi non si distruggono le full strike e potete continuare, per esempio, la combo. Comunque è carino, non è male come cosa. Fa l'anticover per 3 secondi all'entrata, quindi comunque l'anticover è presente all'interno del kit. È buono. Io questo non so se muore di ultimate. Vediamo, aspettate. Scammi l'ultimate, my brother. Vai. Perfetto, la bestia è morta. Quindi ha buona in realtà, un bel kit. Cioè, per essere free to play è molto carino. Molto carino. Poi comunque si sposa bene anche con il meta, visto che il meta è Janemba e lui ha tutto anti powerful opponent e appunto full blast. Il kit per il momento non è assolutamente male. Certo, non sa dove lo giochi perché bossi movie ranged, e questo è il miglior movie ranged, Pan, Kid Q e Gohan, sono anche full Son Family, però vabbè, lascia ovviamente il tempo che prova, però i danni sono altissimi. Ok, bene, GG. Impossibile trovare Janemba o powerful opponent, pazzesco. Siamo contro Pan, Beast e Gogeta, che è fastidiosissimo contro questo Gohan, visto che noi ci peschiamo anche full blast all'entrata. Il bro si cambia dalle striking blast appena entra in campo. Quindi il Gogetozzo con il gauge sarà intoccabile in certi momenti della partita. Madonna mia, questo team prende dei danni che non hanno senso. Ok. Devo mettere Pan e morire in pratica. Ok, no, ci siamo. Main ability, facciamo verde con Gon, voglio buffarmi. Bam, preso. Belli danni, bravissimo. Madonna mia, la Blast Armor. Gon ha il 100% di danni in più sulla Blast Armor. E qua si è sentito, gli ha fatto 1,5 milioni con la Blast. E neanche full setup, ragazzi, eh. Neanche full setup, perché deve tirare prima tot Blast per andare appunto al massimo dei danni. No, fa dei danni che sono clamorosi. Niente, la voce è esplosa. Sì, ragazzi, sto ancora male, purtroppo. Non mi riprendo più, sto a pezzi. No! Qui mi devo fare 1v2, ma devo. Invece no, attenzione. Ci salviamo. Il problema è che mi devo subire una SM garantita da Gogeta, perché
non ho assolutamente modo qui. Sì, sì, sì. Se la prende Pan, così almeno dopo siamo liberi di shottarlo con Gohan. Ok, perfetto. Madonna, i danni. Ok. Madonna, ma guarda i danni! Ma è pazzo questo coso! Ma i danni che sono clamorosi! Bravo, Gohan, così ti voglio. Un bel Glass Cannon, cattivissimo, cattivissimo. Comunque hanno messo la nuova versione PvP, sbaglio, che c'è il Quick Attack che fa danni clamorosi e non si pescano sfere. Mamma mia, ragazzi, ma questo Gohan fa dei danni che sono stupidissimi. GG! Niente, incredibile. Ho beccato solo Janemba per tutta la scorsa season. Ora, 3 game, 3 fusion. Veramente a caso, meraviglioso. Allora, ok, sì, sì, ragazzi. Il Gohan è squishy, il Brief squishy. La lineup in sé squishy, quindi subiremo danni alquanto alti anche da parte del Vegitozzo. Ma c'è anche Piccongeta che è verde con la revive, mio Dio. Ok, tocca a mettere Pan, se no ce l'ho one shotta. Qua ne è proprio un bel Glass Cannon, ne fa dei danni che sono stupidissimi. Antimeta, sempre tra molti virgolette, per via delle blast dell'anti-powerful opponent. Però è fragile, molto fragile. Però è carino, eh? Sicuramente il miglior free-to-play a mani basse tra quelli usciti di recente. Perché per me i free-to-play erano tutti abbastanza inutili e che si giocavano mezza volta e poi via. Questo Gohan è interessante, interessante. Almeno è divertente. Vabbè, quanto era scontata la verde a fine combo? Scontatissima. Nemmeno quotata. Ok. Aspetta l'SM, mettiamo Kidku. Mettiamo il buon Kidku. Mamma mia, raga. Belli questi danni. Ok. Vegeta? No. Ah, mi sa che non puoi schivare questa cosa. Ok, buono. Però ancora il neutro, purtroppo. Mi fa troppo ridere, ragazzi. La Blast Armor l'ha fatto anche prima con Gohan Beast. Fa ridere perché entro nella Blast Armor di Gohan, che ha il 100% di danni in più, e vengono sciolti, vengono completamente squagliati vivi. Poi, vabbè, Vegeta era pure quello di svantaggio, quindi neanche a dirlo. Mi ammazza, è bellissimo. Ok, buono. Qua anche Kidku può mangiarsi la primissima vita di Piccon. Piccongeta. E poi facciamo subito così, guardate. Vediamo se entra in combo. Forse sì. Assolutamente. Però è neutro. Quindi essendo neutro non so se è one shot, purtroppo. Vediamo, magari Kidku ci sorprende con panne dietro. No, niente che io. Quanto gli ha fatto? Metà HP, onesti, dai. Ottimo, ottimo, però adesso c'è un piccolo problema. Ok. Eccolo qua. E questo è il problema. Chi se la subisce la SM di Gogeta? No, volevo farla subire con Pan, però così muoio e... Mamma mia. Mamma mia. Come SM, vediamo se... In parte del Singrash. Ok, del Singrash su Pan ci piace. Ci piace tantissimo. Ma solo che c'è quella special move che è praticamente garantita. Meno che non prende il Singrash prima. Comunque si sente il nerf delle sfere, eh. Cioè, il Singrash lo tirano dopo 5 anni. Dovrei provare meglio i danni del Quick Attack per vedere quanto è stato effettivamente buffato. Però non male, per adesso. Dico il nerf delle sfere. Porco due! Guarda i danni che fa il Quicko, ma sono fuori. Oddio, mi ammazza di alti, mettelo a rushare. Mamma mia, buonissimo. Buonissimo. Ragazzi, ma il Quick gli ha fatto un botto, tipo 800.000 gli ha fatto. Ma scherziamo? Quick Attack gameplay diventa, ve lo dico. Cioè, quelli sono danni stupidi. Ok. Schiva subito. No, pugnetti. Vabbè, devo switchare per forza. Questo se mi prende però sono morto. Sì, è ancora morto, ok. Può scappare in qualche modo Gohan? No. Peccato, peccato, peccato. Peccato, però voglio tenerlo sto game solo per lo shot fatto su Vegito. Mi ha fatto troppo ridere, ragazzi. Vegito mi ha fatto troppo ridere. Buono. Oddio, forse la vinciamo anche, con calma. Ah, wow, aspettato benissimo tutto. Quindi, ma sono morto oppure c'ho l'endurance ancora? No, solo c'ho l'endurance. Buono, allora. Allora, buono, la vinciamo anche, la portiamo a casa. Ragazzi, devo capire meglio comunque il gameplay del Quick Attack perché ha fatto tipo troppi danni. GG. Allora, siamo contro, oh mio Dio, non ci credo, Janemba, un powerful opponent. Sono commosso. Oh, mamma mia. Oh mio Dio.
Io volevo fare semplicemente questo, ragazzi. Prendere e one shottare questo maledetto demone. Scusate sempre la voce. Semplicemente questo, ragazzi. Prendere e one shottarlo. Andiamo panne, dai. Andiamo panne. Abbiamo fatto tipo 3 quarti HP con 2 blast. Interessante. Poi ci sono i gamma, c'è piccolo e così. Magari la cover sulle blast di gamma è noiosa. Però come avete visto shottiamo anche loro, eh. Sto gun è shotta qualsiasi cosa. È fatto di carta, ma bicarda metà roster del gioco, tipo. Ok. Madonna, non c'è il neutro però. C'è un clown, mettiamo Kirku. Ok. Aspetta. No, stavi panic sulle pambo come non so cosa. Perché ti sei fermato? Facciamo così, facciamo così. Facciamo così. Peccato che non c'ho il key qua. Peccato che non possa recuperare chi in questo caso, va bene. Un po' meno, questa va un po' meno bene. E non so chi mettere. Pan ci muore, Kidku c'ha l'endurance, però siamo a quello di svantaggio. Mettiamo Kidku uguale, dai. Devo, sono costretto. Va bene, va benissimo. Ok. Dai, vai, tanti danni, normale. Allora facciamo così. Questo è buono perché facciamo così. Mettiamo lui che si pesca le blast. Cioè trasforma tutto in blast. Guarda i danni. Guarda i danni, quanto sono stupidi. SM chi entra piccolo. Piccolozzo. Ok. Allora, SM avendo un moltiplicatore abbastanza basso, tipo major se non sbaglio, paradossalmente fa meno danni delle blast quasi. Non fa chissà quanti danni SM. Le blast invece hanno una maniera che non hanno senso proprio. Se metto Kidku e provo una kill veloce pre-gauge pieno di piccolozzo, come la vedete? Tipo così. No, a quanto pare no. Allora, facciamo così, facciamo così. Ok. Se qua si costretto a switchare, eh. Ok, infatti. Bene. Non mi interessa, va bene fare anche così. Perché delle bla, magari ti ho un quick. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Alla... E qui mi sa che mi è morto uno. Qui mi sa che me ne muore uno malamente. Ok. Rip. Qua la vedo male. 1v3 Gohan. La vedo molto male, però proviamoci, dai. Per divertirsi proviamoci. Ok, questo muore. Ci siamo. Però i danni mi uccidono, troppo belli, vi giuro. No, ovviamente se ingrascio su un piccolo oppure abbiamo perso. Però mamma mia, se mi uccidono i danni, bellissimi. Ok, stand by. In realtà se li prendiamo li ammazziamo anche con le blast. Tibi. No. Ok. No, oh, Dio, diciamo. Non ho sfere, non ho sfere. Continuano ad avere sfere. Adesso mi rompe tutto. Non posso fare molto, ragazzi, eh. Tutto così. Esco una blast. Schivo, no, aspettiamo. Ok. Doppio panic. Doppio panic. Doppio panic, sei il mio eroe, sai. Allora, calmi. Mamma mia, che danni. Ma cos'è? Ma che danni fa questo coso? È pazzo. Bro, ma prima che esplodio ti lascio, ma che mi frega. Poi piccolo, tanto ho visto che ho danni per ucciderlo. A sto punto facciamolo. Tanto io ho danni per ammazzare quel piccolo. A questo punto lasciami gamma, non mi esplodo, non mi prendo un LF addosso. E poi tentiamo il tutto per tutto contro piccolo. Invece, ragazzi, devo sfigare a Lucky. No, si è curato. Ok. A Lucky, ragazzi, sfortunatissimi. Però vabbè, danni... Cioè, i danni che sta facendo sono veramente clamorosi. Pure su piccolo a colore a sfavore. Non dico one shottato, però lo sta one combando. Cioè, era one comb quello con qualche altra carta in mano, eh. Peccato, 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 davvero. Perché era interessante. Io la lascio sta partita, non mi interessa. Cioè, ha fatto dei danni che sono clamorosi. GG.
Ragazzuoli, Gohan è divertentissimo, davvero un personaggio molto bello che sì, per carità, è Glass Cannon, tranne i danni non c'ha chissà quale utilità, però almeno è divertente perché one shotta, fa dei danni clamorosi, 3 blast e muore Janemba, ho fatto una blast in Blast Armor su Vegito, l'ho one shottato, cioè vedere cose simili comunque diverte e secondo me per una top 10k con i punti buffati, perché ragazzuoli, lui ha anche il buff degli RP per ogni vittoria, cioè potete farla tranquillamente. Mettete appunto un movie con Pan, Gohan, Kid, Kupan, Gohan e Gamma, Kid, Kugamma e Gohan, per esempio. E una top 10.000 la fate, ma in tranquillità. Lui comunque entra, one shot, fa tantissimi danni. Vi diverto in questo modo. Ragazzuoli, io vi saluto e ci vediamo, spero, stasera in live, dove faremo una gustosa tier list.